Ciao amici di Web TV Piero da Saronno, noi siamo i Lillo e Vagabondi e siamo qua al Fuori Fuori di Saronno prima del nostro concerto di questa sera. Farei una breve presentazione della nostra band. Noi, ecco, come genere facciamo rock and roll partendo dagli anni 50 fino a toccare i brani di Beach Boys, Blues Brothers e così via, Rita Pavone anche mi suggerisce il mio chitarrista. Comunque, partirei dalle presentazioni. Abbiamo Giulia Bressan, la voce femminile, poi abbiamo Lillo, Stefano Paolillo, il nostro bassista, Andrea Robbiani, chitarra solista e ritmica, Tommaso Boreatti al sax, Valerio Scalce alla batteria, Giuseppe Guarnuto alla tromba, Andrea Ceriani alla tastiera. Manca un altro componente che è Sergio Ferrari. Sergio Ferrari sarà qui tra poco, lui suona il trombone. Ora passerei la parola a Andrea Robbiani o a Stefano Paolillo, decidete voi, ma anche al nostro caro amico Valerio, perché spieghiamo un attimino come si è formata la band. Allora l'idea è nata tra i banchi delle superiori, diciamo nostro liceo, io, Stefano il bassista, Lillo in arte e Valerio il batterista. Eravamo in classe insieme, rigorosamente all'ultimo banco sempre, compagni di banco, e diciamo che in quel periodo stavamo ascoltando un po' musica rock and roll, vecchio stile, Little Richard, Elvis, Jerry Lee Lewis, e abbiamo deciso di far nascere così questo progetto, che all'inizio è partito come una cosa tra noi tre, tra amici, e poi si è allargata sempre di più. Adesso siamo in nove e niente, poi il nome, il nostro nome Lillo e Vagabondi è nata, diciamo, da un'idea che scherzo è nata. Sì, tipo uno scherzo. Mi è venuta in mente un gioco di parole tra il film della Disney Lillo e il Vagabondo. E Lilli e il vagabondo. E siccome il nostro bassista, fatevi ridere, siccome il nostro bassista si chiama Lillo, cioè Stefano Paolillo, soprannominato da tutto il mondo Lillo, mi è venuta in mente una cosa simpatica che però non faceva ridere, però noi ha fatto ridere, quindi l'abbiamo tenuta, Lillo e i Vagabondi. Volevo aggiungere fondamentale che Michele ha presentato tutti, ma non ha presentato se stesso. Lui è il nostro frontman e assolutamente fondamentale. Comunque Michele alla voce, Cantagallo lo priore, è al tamburello quando serve. E niente, devo solo dire che in quanto unico membro femminile sono vessata e martoriata e perseguitata da tutti, ma in realtà è abbastanza divertente. Ma questo è rock and roll. È rock and roll. Sono Valerio, volevo dirvi come, partendo da noi tre, cioè io, Andrea, Stefano e io, ci siamo messi a cercare di espandere il gruppo. All'inizio eravamo solo in tre ed era un po' problematico perché giustamente ora siamo in nove e mancavano un bel po' di componenti. E all'inizio ho chiesto, vabbè, ad Andrea, se veniva a suonare la tastiera con noi. Poi mi sono messo a cercare, cioè ci siamo messi tutti insieme a cercare, ho avuto la fortuna di trovarla per prima, Giulia, che prima è stata una proposta di sassofonista, poi di tastierista, poi come tastiera, alla fine come voce ha avuto la pietà di venirci incontro. E poi siamo riusciti a trovare tutti di colpo i tre fiati, cioè Giuseppe, Tom e Sergio, per pura fortuna. E alla fine niente, in vista del nostro primo concerto alla nostra festa dei maturandi l'anno scorso, ci ha aiutato Andrea chiamando un suo amico che aveva avuto precedenze, delle esperienze musicali precedenti con lui, cioè Michele, che ci ha aiutato e poi ha deciso di rimanere con lui. Ok, ora passo a Stefano, è il grande capo che deve parlare. Allora, il nostro repertorio inizialmente è partito a livello di musica anni 50, quindi i classiconi, come ad esempio, come hai detto tu prima, Chuck Berry, Little Richard. E poi abbiamo avuto, diciamo, un po' la necessità di spaziare un po', e abbiamo il repertorio anche pezzi, ad esempio, dei Blues Brothers. Per sfruttare anche la mitica sezione fiati, che sono davvero dei grandi, sono dei pazzi, dovete venire a sentirci perché
sono uno spettacolo. E facciamo anche dei pezzi in italiano, come ad esempio, mi ricordi bene, Tintarella di Luna. Cioè, classiconi stile rockabilly. Esatto, esatto, classiconi stile rockabilly, rock and roll italiano. Niente, volevo dire che a distanza di un anno, questo per noi è il nostro 12° concerto, e la cosa più gratificante è vedere veramente gente di ogni fascia d'età. Nel senso che comunque è vero, si parla di rock and roll anni 50, però la cosa bella è che anche i ragazzi giovani, i bambini, gente di media età e signori dai 60 anni in su riescono ancora a divertirsi. E più loro si divertono, più comunque, cioè, noi, a noi carica questa cosa, e quindi permette alla performance di essere eseguita. Cioè, viene fuori un bel concerto, ecco. E quindi io inviterei tutti gli ascoltatori ad aggiungerci su Facebook. Noi ci trovate sulla pagina Lillo e Vagabondi. E niente, mettete mi piace, così potete appunto capire e vedere le prossime date, e partecipate a numerosi concerti, perché veramente è divertente, è una forma di divertimento pulito e si balla tantissimo. Quindi ecco, ci tenevo a dire questa cosa. Grazie mille. Grazie. E rock and roll. Rock and roll. Bella.